Ne ho piene le palle di essere preso per il culo da cittadino e da piccolo imprenditore italiano. Hanno fatto un provvedimento di 200 miliardi, adesso io non è che seguo nei dettagli tutte le stronzate che fanno, che cuba 400 miliardi di credito e di liquidità. Peccato che non dicano che l'iter procedurale, l'autonomia delle banche e le agenzie titolate a controllare non più le garanzie, perché in teoria le dà lo Stato, ma in ogni caso l'iter di assegnazione non sia minimamente cambiato rispetto a prima, o meglio, l'hanno semplificato un po', ma allo stesso c'è un'autonomia incredibile e il consiglio di amministrazione delle banche non c'è scritto quante volte si deve riunire, quando si riunirà. Dunque può riunirsi anche una volta ogni 3 mesi, perché questo al governo non interessa. Quel pezzo di merda di Conte, perché qui non parlo da assessore regionale, neanche da coordinatore al partito, parlo da piccolo imprenditore cittadino, quel pezzo di merda di Conte, di tutto il suo governo, facesse a meno di criticare Regione Lombardia, che di errori magari può darsi che ne abbiamo anche commessi, ma abbiamo lavorato, lavorato, lavorato seriamente. Perché mette a disposizione 200 miliardi nascondendoli e dicendo: ma dove sono? È caccia al tesoro, ragazzi, provate ad andarli a trovare. In Svizzera 48 ore in questo momento ti danno i soldi. Perché in un momento come questo, averli fra 2 mesi o 3 mesi per un'azienda vuol dire la fine. Io sto pagando gli stipendi perché la cassa integrazione in deroga arriverebbe fra 4 mesi, e sto pagando gli stipendi e riesco a pagare, sono riuscito a pagare quelli di marzo, quelli di aprile, e pagherò quelli di maggio dopo chiuso. Torre chiusa, perché non avrà più soldi per pagare gli stipendi, e io non posso lasciare in merda i miei collaboratori, perché non sono una merda come Conte che lascia in merda i suoi cittadini, che si vergogni che lui è nessun rappresentante del governo. Ma mandatelo ai giornali questo messaggio. Non è mai venuto in Lombardia gli statisti, anche quelli più bassi come Massimo D'Alema, che non era uno statista di quelli, andavano in Kosovo a costo di prendere magari qualche pallottola o qualche malattia, a portare la solidarietà ai loro soldati. Qui c'è un'intera regione che sta andando a puttane e quel coglione sta seduto dietro la sua scrivania e non viene a dire a noi ammalati: guardate che ci sono e voglio esservi vicini. Vergogna, vergogna. Questi provvedimenti, sapete quando andavano bene? 2 mesi fa. Questa era la cosa che ci doveva essere normalmente nel nostro paese. E invece la normalità la facciamo diventare anormalità e l'emergenza la facciamo diventare un pochettino di normalità. Guardate, io vi dico una cosa: non sono mai stato, pena di morte, non sono mai stato violento, sono contro ogni forma di violenza. Io mi auguro che Conte venga finita questa emergenza e ne prenda tante, è l'augurio che faccio io, e potete mandarla ai giornali questa registrazione perché non me ne fregherebbe niente. Ne prenda tante, perché i bergamaschi e i bresciani hanno voglia di dargliele, cioè la gente grezza, e anche la gente un po' più così, magari sensibile come me, la fa diventare grezza. Vabbè, cioè, guardate che se non facciamo qualcosa, in un momento di emergenza così, vanno fatti dei provvedimenti di emergenza. Non si può fare, sì, ci sono lì a disposizione, adesso l'azienda presenta, il consiglio di amministrazione della banca, vediamo quando si riunisce, però attenzione che la nostra società di consulenza dice che in ogni caso dovete avere 2.000 documenti da presentare per. E quando ce li abbiamo i soldi? Quando ormai l'azienda è chiusa? Quando ormai alcuni dati nel giro di 5, 6, 10 giorni cambiano, e addirittura i soldi che ti servivano per fare una cosa, dopo 10 giorni potrebbero servirne per fare un'altra. Bisogna essere flessibili. Vabbè, basta, perché ne avrete pieni i coglioni di me. Ciao. E pensate che oggi sto malissimo, eh? Sto malissimo, cioè non ho la forza di alzare un cucchiaio, perché ho fatto fisioterapia stamattina alle 11 e mi ha distrutto, distrutto completamente. Sto passando tutta la giornata a letto. Voi direte: alla faccia sto cazzo. Sì, esatto, ho reagito perché mi fa schifo questo governo, mi fa schifo che non riunisca tutte le forze del Parlamento e dica: insieme troviamo una sintesi, insieme andiamo in Europa e facciamo vedere che la richiesta è unanime perché abbiamo trovato una sintesi su quello che vogliamo. Questa presa per il culo del Eurobond, no, mediamo su questo, facciamo il MES, no, non facciamolo, ma cosa aspettiamo?
Cosa aspettiamo? Di andare a fondo completamente? Ma voi in famiglia vostra, nelle nostre aziende, se c'è un'emergenza, se c'è, non lo so, un incendio, cosa cominciamo? A fare il regolamento per come si spegne l'incendio, dopo vediamo che vigili del fuoco chiamare e dopo è... Oh, sono impazzito, ciao.